siamo a San Sebastiano Vesuvio con Miriam Gison. Questa sera è la conclusione della rassegna diritti d'autori e c'è anche il libro tra i libri della libraia scrittrice che ha scritto il libro dal titolo Dillo tu, perché io stasera, guarda, sono arrivata qua come una forsennata È per il il mese di traffico dicembre, e quindi tranquillo. faccio fatica, non voglio sbagliare, quindi ti lascio a te il piacere di dire il titolo del tuo libro. Libreria aperta per resistenza. Questa resistenza come va? Perché so che nei giorni scorsi avete subito un piccolo danno, e quindi parliamo del libro, parliamo anche del danno. Allora, in questi giorni parlare di resistenza è ancora un atto più importante perché per l'ennesima volta siamo stati vittime di un atto vandalico, diciamo, cose di ragazzini, però che pesano molto, perché noi abbiamo il 13 novembre inaugurato un parco letterario. Un parco letterario dove siamo con la libreria in Villa Falanga, dove tra le varie cose si possono ascoltare storie in filodiffusione e ci sono pannelli di scrittura creativa, di immagini e c'era soprattutto un gioco creato dalla mia socia Giusy, che è stata straordinaria, aveva fatto questo pannello bellissimo per l'invenzione delle storie, pannello in cui c'erano gli elementi magici, personaggi, luoghi e quindi i bambini potevano girare queste caselle, usciva uno a caso e dovevano poi costruire le storie con gli elementi che erano Ti interrompo un usciti. attimo perché chi ascolterà questa intervista, la vostra, la Bottega delle Parole, è una libreria attivissima in tante iniziative, non solo presentazioni libri, promozione libri, ma editorie, insomma fate un po' tutto e i bambini in particolar modo sono avete un'attenzione particolare per loro, quindi indubbiamente quest'azione è andata proprio, insomma non vi è piaciuta. Adesso un attimo torniamo però al tuo libro. Io già ti ho intervistato, però voglio sapere come è andato il libro, sicuramente bene perché vedo, lo so, insomma, e la resistenza quindi dicevi continua, Continua. Ieri abbiamo sempre. festeggiato i 9 anni e ieri si rifletteva proprio su questa cosa, che sono passati in questi 9 anni delle generazioni che erano dei bambini e oggi sono degli adulti e che sono diventati parte della Bottega delle Parole, un po' come dentro il libro, perché il libro in fondo non è autobiografico, come dicevo l'altra volta, è un libraio che è più adulto di me, Antonio. Antonio, un libraio che è più adulto di me ed è un uomo d'altronde, però veste un po' i miei panni, nel senso sono le emozioni che sono ovviamente le stesse. Sei libraia, come diciamo prima, ma anche scrittrice, perché è vero che questo è il libro di adulta, no? Della fase matura, però so che tu hai scritto anche in passato qualche altra cosa, quindi ci puoi. La scrittura per te che cos'è? Oltre alla lettura, il mondo dei libri, ci vivi, insomma, però la scrittura è sempre qualcosa di molto più personale. La scrittura è un'esigenza di curare delle ferite, di ricostruire dei finali diversi. Io scrivo, ovviamente non pubblico, ma scrivo molto nei momenti in cui vivo dei periodi un po' più difficili, perché mi piace un po' immaginare che si possano creare altre vite e altre possibilità. Quindi per me la scrittura è quella. Mi ha lasciato senza parole perché ti ascoltavo e effettivamente io concordo pienamente con quello che tu stavi affermando e facevo un distinguo nella mia testolina. Molto spesso si parla di scrittura terapeutica, ma tu hai detto qualcosa di diverso, di più, che non è terapia, è proprio un altro, la parola. Ti Sì. faccio l'ultima domanda, è la parola nella scrittura, la parola che è la base, Allora, io la scelta sono delle un parole. amante di un albo che si chiama La Grande Fabbrica delle Parole, che è un albo normalmente confuso per un albo per bambini. Invece no, brevemente quest'albo racconta di un mondo in cui le parole per essere dette devono essere comprate e inghiottite. Chi ha soldi ovviamente può Meraviglioso. parlare di più, chi non ha soldi non può parlare. La parola è la base di ogni possibilità umana. Siamo fatti di parole e il riuscire, per me la parola è una magia, cioè il fatto che delle parole messe così in un ordine creano Suggestione.
creano mille possibilità, è veramente una cosa di magico. Ultimissima domanda, torniamo a quello da cui siamo partiti, perché tu, oddio, se iniziamo a parlare qua siamo ore, ma il tempo a nostra disposizione sta per finire. La tua prima pubblicazione, perché c'è stata, di una sedicenne, insomma, come si intitolava? Diario di un'adolescente confusa. Ah, quindi, ma già avevi in testa quello che volevi fare, o volevi fare più la scrittrice, allora, meno la libraia? Io volevo fare la scrittrice, io sono inciampata nel lavoro del mestiere del libraio. E anche perché ho sempre lavorato dal punto di vista editoriale, libri. Sì. La libreria è stata un'esigenza di creare un punto, di creare una comunità. Quindi no, a 16 anni mi immaginavo scrittrice principalmente. E la cosa bella, quel libro ovviamente è molto acerbo in alcuni tratti, io non ne parlo quasi mai, ma non sono stata, sono andata. Ma è stato bello riaprirlo dopo 10 anni. Qualche anno fa, ovviamente, ritrovarsi esattamente molto simili a quello che era in quelle pagine. Miriam, grazie. Seguiamo questa libreria, seguiamo questa libraia, grazie. Seguiamo anche un'altra, cioè una scrittrice che potrebbe produrre in un futuro, non sappiamo quando, qualche altra cosa. Speriamo bene. Grazie. Grazie a te, Miriam.